con due video della Puglia, del cinema, del teatro e della danza, della Puglia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese, si è aperta hashtag Maggio di Spettacolo, anche il mio è lavoro, la maratona streaming della Regione Puglia dedicata ai lavoratori dello spettacolo, in rete oggi, 1 maggio, dalle 17 sulla pagina Facebook della Regione Puglia, ideata da Teatro Pubblico Pugliese, realizzata insieme alla Puglia Film Commission e condotta da Antonio Sornaliolo ed Emilio Soffrizzi. Consolidare una comunità di artisti, di talenti, di forze che esprimono un pensiero sul contingente. Questo è l'auspicio raccontato in apertura da Antonio ed Emilio, che hanno dato poi subito spazio al primo saluto, quello di Claudio Bissio. Ciao a tutti, oggi è il 1 maggio, festa dei lavoratori, e mai come quest'anno i lavoratori non stanno lavorando. Non il 1 maggio che è festa comunque, ma in questo periodo è davvero un disastro per tutti. Ma fatemi spendere una parola, non lo faccio quasi mai, ma questa volta vale veramente la pena, secondo me, farlo per il settore dello spettacolo. Siamo stati tra i primi forse a chiudere teatri, cinema, e temo saremo tra gli ultimi a riaprire. E quindi ci sono tantissimi lavoratori, migliaia di lavoratori in Italia dello spettacolo, parlo di attrezzisti, fonici, macchinisti, driver, gente che monta i palchi. Voi sapete, il nostro settore non è garantito, quasi nessuno di noi ha contratti a tempo indeterminato, sono tutti contratti a termine, sono tutti o partite IVA o contratti a progetto, e in questo momento i progetti sono fermi tutti. Quindi un pensiero, poi le soluzioni troveranno i politici, stiamo facendo appelli, fondi di solidarietà, insomma non è questo il momento di fare quello, però era solo per dedicare un pensiero anche a questo settore di lavoratori che, come tanti altri, è in difficoltà. Allora, il turismo ce lo conserviamo per una prossima volta, adesso parliamo un po' del comparto culturale, spettacolistico, teatrale, cinematografico della nostra regione. Un comparto pieno di talento, lo vediamo anche dai video che abbiamo visto, perché è pieno di artisti importanti, ma anche di investimenti importanti che sono fatti nel corso di questi anni nella cultura. Ora purtroppo festeggiamo questo 1 maggio in una maniera assolutamente particolare, ma io credo che dobbiamo ancora una volta rimboccarci le maniche tutti quanti, ciascuno come può, e investire ancora sul futuro, perché non può esistere un mondo e una Puglia senza cultura, senza arte. E quindi io mi auguro davvero che riusciamo a passare presto questa nottata, e anche con l'aiuto delle istituzioni, ma soprattutto con tanta inventiva e con tanta capacità di resistere, noi riusciamo a venirne fuori più forti di prima. E sotto questo profilo Aldo vi ha già detto che stiamo provvedendo, diciamo, a immettere liquidità sul mercato e a dare alle compagnie, alle imprese culturali, agli artisti quanto loro dovuto, 34 milioni di euro di liquidazioni che stiamo, anche su richiesta, diciamo, delle associazioni di categoria, pubblicizzando, proprio perché tutti sappiano, anche per trasparenza, come vengono poi erogate le somme. Ma stiamo lavorando a un piano straordinario della cultura che porterò in giunta la settimana prossima. È un piano che abbiamo condiviso gli operatori. Assessora, ci anticipi una cosa bella di questo piano che state portando in giunta. Una cosa proprio che dice: ah, finalmente abbiamo dato una bella notizia a tutte e a tutti. Dai. Ecco, la valorizzazione delle produzioni locali. Voi avete detto quanto avete segnalato, sì, quanta arte e quanto talento ci sia tra gli artisti pugliesi, e noi vogliamo proprio, anche tramite il Teatro Pubblico Pugliese, acquisire gli spettacoli, quelli fatti davanti al pubblico e anche quelli che purtroppo, diciamo, sono trasmessi soltanto nelle reti, per poi trasmetterli e diffonderli nel momento in cui si aprirà. Ma in questo momento, acquisendoli, noi avremo la possibilità di dare liquidità alle aziende che non ne hanno, e quindi a consentire loro di mantenere anche i contratti di lavoro con gli artisti. Il mondo dello spettacolo pugliese è stato capace di evocare ovunque nel mondo. Ora potrei continuare a fare un sacco di chiacchiere. Quello che possiamo dire è che noi quel sostegno che serve
ve lo daremo, non abbiate dubbi, sono già pronti per la prossima giunta 17 milioni di euro che ovviamente in questo momento sono sangue puro da destinare al sostegno di tutte le imprese che non hanno lavorato e che non stanno lavorando, perché se non le manteniamo in piedi l'anno prossimo sarà difficile ritrovare la stessa allegria, la stessa voglia di fare e avremo una perdita enorme, difficilissima da recuperare. Quindi non è un atto di carità o di sostegno, è l'intelligenza emotiva della Puglia che attraverso voi si è espressa negli ultimi 15 anni cambiando il proprio destino e non abbiamo nessuna intenzione di tornare indietro. Non sei proprio nudo da fare, no? È proprio dura, è dura. Esattamente il contrario, proprio esattamente il contrario, non abbiamo mai lavorato tanto come in questo momento, anzi se devo dirvi la verità con un grande anche imbarazzo, soprattutto oggi che è primo maggio, lo dico a nome di tutti i lavoratori pubblici perché anche i dipendenti pubblici sono lavoratori fortunati però in questo momento perché hanno un posto fisso, perché hanno uno stipendio a fine mese. Però vi assicuro che questi lavoratori, tutti, dirigenti, funzionari, dipendenti, eccetera, oggi sentono enormemente questa responsabilità, se volete anche questo imbarazzo, e posso garantire che stanno lavorando tutti, nonostante lo smart working, lavoro agile, che poi agile proprio non è, ve lo posso assicurare, stanno lavorando tutti, al di là degli orari, al di là dei ruoli, al di là delle funzioni, H24, per sostenere, salvare e tutelare, custodire, stiamo dicendo, la cultura e il turismo in Puglia.